gente di Baghdad. Tutto è tranquillo. Dormi. Dormi, dormi. Dormite, gente di Baghdad. Tutto è tranquillo. Non ti voltare. Cammina. Dormite, gente di Baghdad. Tutto è tranquillo. Matajou, jou, masamad misi matajou, jou, masimakati kafuchuku, jou, zibiki apluki, joa! Kali ajamat, jou, jou, masamad misi mat, jou, jou, zibine mi avalue, jou, jou, zibikala benisiki, jou. Il nome! Il nome! Lucente stella Sukail, dimmi il suo nome! Aladino, il figlio di Ali al-Maruf. Aladino. Il figlio di Ali al-Maruf. Ah! Lascia che ti distragga dalle tue faccende, buon uomo. Devo farti una domanda. Conosci per caso Aladino? Il figlio di Ali al-Maruf. Aladino? No, forse vuoi cercare Karim. L'anno scorso è caduto nel Tigre e si è messo a camminare nudo per la città, eh? O forse te lo confondi con Hussein, che una volta ha trascinato il suo asino in cima al minareto e per questo Allah l'ha punito facendolo diventare orbo a un occhio, eh? Ma dove vai? Aspetta! Illustri maestri del gioco più bello di tutti i giochi dopo quello dei dadi, mi sapreste dire dove... Signore, mi sapreste dire dove posso trovare Aladino, il figlio di Ali al-Maruf? Baghdad è una città molto grande. Banna, banna.
Antavantuma Anu. Antavantuma Anu. Ehi tu, sono due ore che leggi e non hai ancora pagato. Buongiorno a te, illustre custode del sapere. Udite, udite, gente di Bagdad! Seguimi, straniero, e non guardare! La bella delle belle! Impareggiabile principessa! Si degna di recarsi a fare il bagno! Si degna di recarsi a fare il bagno! A chi oserà guardare il viso della principessa, verrà tagliata la testa! Allora, che cosa vuoi? Voglio... voglio che lui mi guardi. Ma poi dovremo tagliargli la testa. E allora? Ehi! Mustafa! Ma cosa fa? Sta leggendo. Non ti vuole guardare. Devi guardare la principessa. Bella fanciulla, voglio che ti aggredisca un leone, perché io corro ad ucciderlo. Voglio che prenda fuoco tutta Baghdad, perché io possa salvarti dalle fiamme. E che ci sia un terremoto che sconquassi tutta la terra. E che infine rimaniamo solo tu e io. Oh,
Dove sei? Come ti chiami, bel giovane? Aladino, figlio di Ali al-Maruf. Oh, è proibito prendere la principessa per mano. Ma ormai l'ho fatto. Bravo. Molto bravo. Ma ora tagliategli la testa. Mustafa! Guardie, prendetelo! Cosa fate? Lasciatemi! Prendetelo! Trovatelo, è fuggito! Idiota! Dovete trovarlo vivo o morto, via! Mamma! Ho preso per mano la principessa Budur. Devi andare dal sultano a chiedere la mano di sua figlia. Ieri diceva di aver volato su un drago, è impazzito. Abita qui l'uomo baciato dalla fortuna, il giovane Aladino? Aladino? È mio figlio. Tuo zio ti manda questi doni e ti prega di accettarli. Oh. Non sapevo che il mio povero Ali avesse un fratello. Abita qui il giovane Aladino, figlio di Ali al-Maruf? Vi manda mio zio. Sì, e il tuo caro zio. Non toccare, sarà un errore. Ora torneranno a riprendersi tutto. Dov'è mio fratello? Dov'è mio fratello Ali al-Maruf? Ah. Ali al-Maruf è morto e sepolto da più di 3 anni. Io ero il migliore amico di Ali. Oh, povero fratello mio! Oh, ingrato destino amaro e crudele! Per 40 anni sono andato ramingo per il mondo! Per 40 anni ho sognato il felice giorno in cui sarei ritornato a casa a riabbracciare il mio amato fratello! Ma il mio povero Ali non aveva fratelli. È una lunga storia, un giorno te la racconterò. Lui credeva che fossi morto. Per questo non parlava mai di me. Dov'era? Dov'era il posto preferito del mio defunto fratello? Ali! Ali! E dov'è mio nipote Aladino? Eccolo. D'ora in poi io sarò un padre per te. Dimmi qual è il tuo più grande desiderio, nipote mio, e io lo esaudirò. Oh, sta attento, ti chiederà la luna nel pozzo. Prima mi ha chiesto di andare a chiedere in moglie, indovina chi? La principessa Budur. Ti rendi conto? Io temo che gli abbiano fatto un sortilegio. Penserò io a guarirlo. Oh. Lasciaci su. Tu non sai che per 40 lunghi anni ho studiato la magia e l'alchimia dai più grandi maghi del Maghreb.
Ho studiato 40 anni per scoprire le 5 polveri magiche che tutto possono, che aprono le porte delle prigioni, che annebbiano le menti degli uomini. Anna va, Hima. E va via. Devi avere fiducia in me. Io ti aiuterò. Dove stiamo andando, zio? Nella città incantata. E perché? Perché tu solo, mio amato Aladino, sei stato scelto per entrare nel luogo dal quale non è mai tornato nessun mortale. In quella città è custodita un'antica lampada di rame, ripeti. Un'antica lampada di rame. La prenderai e me la porterai e i tuoi desideri verranno esauditi. Vahuavang, Vahalang, Vahamaslang, Vahuakladir. Emhaulva vastal tak tatak. Yamalahazi. Vahahala. Vai. Quella è la porta della città. Stai per entrare nell'ombra della città. Nella città delle ombre. Yako! Vai! Non aver paura! Prendere la lampada. Molto strano. È incredibile. Chissà se dice la verità. Certo che dico la verità. Sono qui per prendere quella lampada, non voglio altro. Cosa dobbiamo fare? Non saprei. Ehi! Dove siete andati? Non vi sento più! Dove siete? Silenzio! Non ci disturbare, stiamo pensando. E va bene, la lampada è tua. Prendila. Grazie, ma dov'è? Penseremo noi a fartela trovare. E qui. E qui.
E questa? Ma cosa vuoi fare, zio? Zio? Mi è sfuggito! Aladino! Aladino! Dove sei andato? Torna qui! Torna subito indietro! Aladino, torna qui! Stavo scherzando, Aladino, torna qui! Sarà fatto, padrone. Chi sei? Sono schiavo di questa lampada. Ordina e sarà fatto. Sei un genio? Sì. Ah, sei un genio. Allora tu sai tutto. Perché mio zio voleva uccidermi? Quello non è tuo zio. Viene dal Maghreb. È uno stregone cattivo. Uno stregone? Noi geni lo conosciamo da molti anni. Ordina e sarà fatto. Che cosa? Come che cosa? Vuoi che lo strangoli? Che lo affoghi? Che lo riduca in polvere? Ma no, che cosa dici? Lascia stare. Ma almeno che sparisca i quattro venti! Vuoi che sparisca? In tutte e quattro le direzioni? Ogni tuo desiderio è un ordine, padrone. Non voglio! Che Allah ti benedica, buona donna! Alzati, sveglia. È ora di preparare i dolci. Anche oggi Allah ci ha donato una bella giornata. Lo sai, mangerei volentieri uno spiedino di carne. Ah, stai diventando un vecchio burlone. Sei tu che sei una burlona. Hai acceso tu il fuoco? No, vuoi prendermi in giro? Mi hai fatto una sorpresa, vecchio. Non sapevo che tu fossi capace di preparare i dolci. Sono al mondo da 85 anni. Non ho mai preparato un dolce o un pezzo di pane. Vuoi un dolce? È buono. Grazie, padrone, ma i geni non mangiano dolci. E che cosa mangiano i geni? Non mangiano niente. Mamma, ti presento il mio amico genio. Forse è meglio che io torni nella lampada. Io
Io l'avevo detto. L'avevo detto che a furia di leggere favole il mio figliuolo sarebbe finito male. Ascolta il mio consiglio, buona donna. Ti assicuro che io non ho visto niente. E non hai visto niente nemmeno tu. Noi due non abbiamo visto proprio niente. Io e te non abbiamo visto niente, ricordatelo. Tu lo sai come ho fatto ad arrivare fino a 85 anni? Perché è tutta la vita che ripeto ogni giorno: a Baghdad tutto è tranquillo. Per campare come me fino a 100 anni bisogna esercitare la virtù, e per tendere al bene e raggiungere la perfezione bisogna frenare le passioni e vivere nell'umiltà, nel rispetto di Allah, nell'innocenza, nella pazienza e avere anche un cuore buono. È necessario però imparare a capire quando serve il pudore e quando l'impudenza. L'importante è agire con giustizia. Dobbiamo ricordare che la vita è un insieme di bene e di male, e ad esempio il pudore è la premessa del bene, e la premessa del male è pur sempre il pudore. Ehi, vieni fuori un momento. Mi stai ascoltando? Sì. Avere paura. Chi sei? Chi sono io? Chi sei tu invece? Chi sono io? Io? E chi sei tu piuttosto? La principessa Budur. Chi? La principessa Budur. Ecco un'altra diavoleria. Ma dov'è il mio palazzo? Capisco, dove sono? È tutta colpa di quel fannullone, lui e le sue stupide favole. Vieni qui. Vieni qui. Che cos'è? È quello? È un vaso. Oh! E quello cos'è? E quello? E quello è il forno. Il forno? Serve a cuocere il pane. Hai capito? No! E che cos'è quello? Non sarà per caso un mostro? No, non è un mostro, è una capra. Oh, serve a fare formaggio. A quanti anni hai? 16. Quando non avevo ancora 3 anni, sapevo molto bene che cos'era una capra. Stanno cercando qualcuno. Poveri noi, speriamo che non sia tornato il ladro di Baghdad. Altro che uno ne stanno cercando, questi cercano i 40 ladroni. Sì. Perché stai ridendo? Perché
so già che cosa mi vuoi dire. Cosa? Quello che mi hanno già detto altri 17 principi. E mi dispiace per loro, ma a tutti quanti ho detto di no. Dunque mi direi di no. Oh, no, perché... Prova ad andare dal sultano mio padre. A chiedermi moglie. E tu mi dirai... Sì. Adesso non so cosa dirò. Dirò quello che mi verrà in mente. Chi lo sa? Eccola, la principessa è qui! Cosa ancora tu? Prendetelo! Prendetelo! Negatelo! Ti chiedo perdono, principessa Butul. Via! Ecco l'insolente che ha osato guardare la principessa due volte, gran sultano. Sultano! È una vera fortuna che ci siamo incontrati. Voglio chiedere in moglie la principessa Budur. Che cosa ha detto? La mia lingua si rifiuta di ripeterlo. Sultano, a me piace tua figlia e io piaccio a lei. Ma lei non mi sposerà se non mi darà il tuo consenso. Sì, sultano. Il nostro grande sultano ti domanda se tu, giovane insolente, sai che altri 17 principi hanno... 18 principi. Che altri 19 principi sono venuti qui da tutte le parti del mondo per chiedere in moglie la principessa Budur. Sì, la principessa me l'ha detto. E sai che prima di osar chiedere la mano della principessa bisogna presentare molti e preziosi regali al sultano? Gli devo donare ori e gioielli. Sì, proprio così. Li farò portare oggi stesso. Hai forse un tesoro nascosto in casa? Non ho nessun tesoro, ma me lo posso procurare. Conosco un genio, fa tutto quello che gli chiedo. Che? Un genio. Un genio? Un genio. Un genio? Un genio. Stai qui. Chiudetelo in prigione. Figlia mia. Figlia mia. Sono molto adirato. Io sono molto adirata.
Hai respinto tutti i principi. E ora non ce ne sono più. Me ne infischio. E adesso ti sei messa in testa di finire in moglie a un fanullone morto di fame. Non ti permetterò di chiamarlo così. Ah, e allora come lo dovrei chiamare? Avanti, sentiamo. Aladino. Aladino. Tu! Adesso dovrei chiamarlo per nome? Quello è solo uno straccione, fanullone e buono a nulla. Sta zitto! A chi sta zitto? A me? Devi lasciarlo libero immediatamente e chiedergli anche perdono. Ne ho abbastanza dei tuoi capricci. Il grande sultano giura che oggi stesso ti darà in moglie. Provaci soltanto. Ci provo e come? Provaci. Ci provo e come? Provaci. Ci provo e come? E provaci! Ora vedrai. Udite tutti e mettete per iscritto. Mettete per iscritto. Darò in moglie mia figlia e la metà del mio regno a... al primo che entrerà da quella porta. Da questo momento mia figlia e la metà del mio regno appartengono a tuo figlio. Levatevi! Fermate la principessa! Nessuno di voi sapienti mi sa dare un consiglio migliore? Ci sarebbe un modo. Parla. Se la principessa se n'è andata in giro per Baghdad e si è messa in testa delle strane idee, la soluzione è semplice. Bisognerà convincerla che non è mai stata a Baghdad. E come? Dovremmo riuscire a far credere alla principessa Budur che è stato solo un sogno. E se crederà che è stato solo un sogno, tra qualche giorno non ci penserà più.
e tornerà ad essere una fanciulla docile e ubbidiente. E allora il cuore del nostro amato grande sultano si rallegrerà. Sentiamo che cosa dice il grande saggio. In verità un sogno non è un non sogno e un non sogno non è un sogno. Non si può dire che un non sogno sia un sogno, perché allora sarebbe come dire che un sogno è un non sogno. Si potrebbe dire uno sogno è un non sogno, un non sogno è un sogno. Allora diremo che il sogno è un non sogno e un non sogno è un sogno e che la principessa ha sognato. La principessa non è uscita di qui e ha sognato tutto quanto. Avete capito bene? Va via! Io ho fatto tanti sogni bizzarri, sì, ho sognato che insegnavo i coccodrilli a leggere in versi. E un'altra volta invece ho sognato di essere diventato un magnifico minareto e in cima alla testa i muezzini richiamavano i fedeli. E ho fatto anche un altro sogno strano. Una volta ho sognato che i miei capelli andavano al mercato a comprare un pettine d'oro. E allora? E allora anche tu hai sognato quello straccione. Era un sogno, solo un sogno. No, non è vero. E se l'ho solo sognato, allora come ha fatto Mubarak a catturarlo? A catturare? Mubarak? Mubarak! Mubarak! La principessa dice che ieri tu hai catturato uno straccione a Baghdad. Che? Io e quando? Ieri non sono andato a Baghdad. Ieri sono andato a caccia e ho ucciso... un leone. Un leone, già. Visto? Com'è possibile? Io mi ricordo. Sono stata a Baghdad e ho visto una capra. Una capra? Una capra! Non ridere, sto dicendo la verità. Del resto è stato Mustafa a riportarmi al palazzo. Ah, Mustafa? Mustafa! Tu ieri hai riportato qui la principessa? Chi? Io. Io sono stato chiuso in casa per 2 giorni, avevo un gran mal di denti. Che il diavolo mi fulmini se questa è una bugia. Allora? Mia piccola Budur, non sono più adirato con te. No, padre, stavo venendo da te. Dimmi, cara. Io mi ricordo che eri adirato perché non volevi darmi in moglie ad Aladino. No, perché hai respinto tutti quei principi. I principi Abdul Abdullah e Hassan Musa e Caleb. Ascoltami, Aladino. Aladino. Ah, e chi sarebbe questo Aladino, figlia mia? Aladino. Possibile, Aladino! Ma allora ho sognato. Allora era soltanto un sogno. Dove
ti taglieranno la testa, Aladino! Non hai niente di meglio da dirmi? Di meglio? Senti questa musica di festa! Oggi io sposo la principessa Budur! Sei lì dentro? Eccomi qua, ordina e sarà fatto, padrone. Nessuno ha strofinato la lampada. E tu non ci potevi arrivare da solo. Io faccio quello che mi ordinano. Mai fidarsi dei cieli, oh, povera me. Figlio mio adorato, figlio del mio cuore. Come farò senza di te? Ehi, vallo a liberare subito. Prendi la tua lampada e il genio e falli sparire di qui per sempre. Ah! Oh! Devi darlo io i draghi volanti. Te la darò io la principessa Budur. Vieni qui, Aladino, se ti prendo. Voglio tornare uno, voglio tornare uno. Oh. Ora la lampada sarà mia. Oh. Stella o luce dei miei occhi? Oh, oh. È volato via. È volato via. È volato via. È volato via. Dov'è Mubarak? Chi è volato via? Mubarak! 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 Che scherzo è questo? Aiuto! Ehi! Mubarak! Cosa ci fai lassù? Scendi, vieni giù! Non posso, tiratemi giù! Ma come hai fatto ad arrampicarti lassù? Aiuto! Aiuto, tiratemi giù! Che resti lassù per sempre!
Buttati! Non passa! Aiuto! Dove sono? Oh! Perché ti sei arrampicato lassù? Non mi sono arrampicato! Ti hanno visto tutti, lo sai! Sì che ti sei arrampicato! Di che ti sei arrampicato! Mi sono arrampicato, oh, grande, vero, generoso sultano. Sultano, ti prego di perdonare mio figlio. È ancora un ragazzo e si è lasciato trasportare dal fervore della passione. E va bene. Vieni, lasciamoli soli. Resta qui, non essere idiota. E se invece volassi via di nuovo? Che ci provi soltanto e vedrà. Stella, o luce. O luce dei miei occhi. Crede di poterci prendere in giro, eh? E perché il figlio del gran visire è andato a nascondersi in fondo a una giara? È giusto, hai ragione. Fate largo al gran sultano! Eccoci qui. Mi hanno detto che c'è uno dentro ad una giara che dice di essere mio figlio. Ehi, chi c'è qui? Mubarak? Sei dentro? Forza. Mandate via tutti quanti. Mandateli via. Si può sapere perché ti sei nascosto in quella giara? Non mi sono nascosto. Bugiardo infame, ti hanno visto tutti. Eri in quella giara, vergogna. Ma perché ti sei nascosto lì dentro? Non mi interessa né il perché né il per come, Gran Visir. E se quell'idiota rinuncia a metà del mio regno e alla mano di mia figlia Budur per stare in una giara, che stia in una giara. Annunciatelo a Baghdad. Babbo. Ora innanzi il figlio del gran visir e la principessa Budur non sono più marito e moglie.
In 10.000 anni non ho mai riso tanto. Che bello scherzo. Hai visto la faccia del visir? Dai, mettiamo ancora qualcun altro in una giara. No, prima dobbiamo fare un'altra cosa. Perché mi scacci? Perché quando mi risveglierò, tu sarai svanito, non ci sarai più. Io sarò tanto triste. No, aspetta! Voglio che questo sogno duri per sempre. Non voglio svegliarmi mai. Non è un sogno. C'è un genio che può fare tutto e che mi aiuta. Non mi credi? Strofina. Non è un sogno. E puoi fare qualunque magia. Tu puoi fare tutto? Certo. Giura. Siete voi donne che avete bisogno continuamente di fare giuramenti. Noi geni diciamo sempre soltanto la verità. E allora voglio che mi porti una pesca. Vero, non è un sogno. E neanche prima era un sogno. Mi hanno ingannata tutti. Un banchetto? E perché? Per il matrimonio. Il matrimonio di chi? Il nostro, sta zitto! E poi... Salam. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam, ma da dove è apparso tutto questo? Cosa significa? Significa che stai sognando. Come che sto sognando? Sognando. E anche loro stanno sognando. Ma io sono sveglio. E anch'io. Anch'io sto sognando. Tutti sogniamo. Stiamo sognando il mio matrimonio. Ecco, quello è il mio sposo. Quello? Ma tu non eri in prigione. Certo, padre. Adesso hai capito che è solo un sogno. Ah. Stai cercando di confonderci. Cosa dice il visir? Sentiamo che cosa dice il grande saggio. Cosa dice il grande saggio? Le vie del sapere sono davvero imperscrutabili, ma la base del sapere è il sapere di non sapere. Poiché il non sapere è... Ma cosa dice il gran visir? Oh, io aspetto, di prima tu. Ma cosa? Una capra. È una capra. Sì, è una capra. Sì, è la mia capra.
Guardate! Non aver paura, è solo un sogno. Sì, sì, adesso glielo spiego io. Sì, sì, spiego. Alzati. Non devi avere paura. Non avere paura, anche se ti sembra strano. Ma è solo un sogno, noi stiamo sognando. Eh? Hai capito? Non ha capito. Non avere paura, non avere paura. Sai che cosa faccio? Adesso ti tocco. Dai, toccami tu adesso. Toccalo, non aver paura, coraggio. È solo un sogno. E adesso facciamo festa, evviva! Se si deve fare un matrimonio, facciamo un matrimonio. È solo un sogno. Guarda lo sposo. Sai dov'è ora veramente? In prigione. E domani gli taglieremo la testa, già. E domani... Tagliate la testa anche a quest'altro quando si sveglierà. Tagliamo la testa quando si sveglierà. Sì, 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 ecco. Lui è lo sposo di mia figlia. Stiamo sognando il loro matrimonio, sì. Anche lui sta sognando, stiamo tutti sognando. Forza, è ora di far festa. Sarà un bel matrimonio, sì. Andiamo. Che bello, che bella festa. Quando io e tuo padre ci siamo sposati, non era un sogno, Aladino. Dammi la lampada. No, caro. Così non è giusto. No, dammela. Io voglio così. Non litigate. Ti regalerò un bel fuso. Che cos'è un fuso? Quando lo vedrai ti piacerà. Non posso chiedere la tua clemenza e nemmeno il tuo perdono, mio caro e amatissimo nipote. Uccidimi come un serpente velenoso. Se non mi uccidi, mi ucciderò io stesso e Allah mi punirà in eterno. Avanti. Cosa stai aspettando? Conterò fino a tre. Uno. Due. Oh, il sogno è diventato brutto, voglio svegliarmi, sì. Due e mezzo Dio vita. No, non rovinare così la festa del due e tre quarti, Aladino. 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 E va bene. Ti perdono. Perché nessuno viene a lodarmi? Oh, grande, impareggiabile sultano. La tua luce offusca lo splendore del sole e di tutte le stelle. Tu, grande e onnipotente. Ora la festa può ricominciare. Sì. Può ricominciare. È ora che io vada a mungere la carta. Dammi la lampada. No, no. Dammela. No. Ti prego. Perché non capisci, amore mio? Voglio che il nostro matrimonio sia vero, che non sia un sogno. Ma è vero, fidati di me. Dammi la lampada o me ne vado. Allora non mi ami. Vattene pure! Vattene! E prenditi questa dannata lampada!
Vieni fuori. No, signore. Vieni fuori! No, signore. Vieni fuori! Yoshiri te ne ho mai abbasciò. Cosa devi dire? Ordina e sarà fatto. Lo sai chi sei? Sono lo schiavo della lampada. Ripeti! Sono lo schiavo della lampada. Più forte! Non ti ho sentito! Sono lo schiavo della lampada! Ah! E adesso voglio che il matrimonio continui. Ma lo sposo sarò io. Orisa! 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 Oh! Sultano! Oh, che prodigio! Che gran miracolo! Gloria al nuovo sultano! Mai il mondo vide un sultano più grande, forte e onnipotente, il più saggio sultano fra tutti i sultani. Sì, il più saggio sultano. Ti prego, perdonami. Perdonami. Sono costretto ad ucciderti. Uccidimi. Io sono tuo amico, ma sono schiavo della lampada. Sì, sì, lo so. Oh. Sono schiavo della lampada, ma sono tuo amico. Sei mio amico o non lo sei? Oh. Entra in questa brocca. E perché? Vivrai nella brocca, non sarà peggio di una lampada. Ma i geni non sono mai vissuti nelle brocche. Tu sarai il primo. Come stai? Strofinami. Eccomi qui. Ordina e sarà fatto, padrone mio. Lo sai, ho sognato che ero il sultano. Non ti
farti distrarre, mungi. Vieni fuori! Vieni fuori! Sapete, ho sognato che stavo mungendo una capra. Grande il nostro sultano, grande la sua saggezza, la sua forza, il suo sapere, grande la sua giustizia e grande il suo potere. Traditore! Non dare retta. Dolce Budur. Su, entrate. A Baghdad tutto è tranquillo. Спокойно, Багдаде все спокойно, 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 спокойно. Ma come, così davanti a tutti?